settembre 2015. Molto brevemente la presentazione, chiedo già in anticipo la disponibilità del segretario comunale, dottoressa Diavagni, visto che l'ha redatto lei, di eventualmente rispondere a eventuali richieste vostre di integrazione di informazioni. In pratica, il decreto legislativo del 12 marzo di quest'anno, entrato in vigore circa un mese dopo, ha individuato il livello essenziale delle prestazioni legate alle pubbliche amministrazioni e della trasparenza. Nel nostro regolamento, al punto numero 5, abbiamo inserito appunto il piano della trasparenza e l'integrità, che ha alcuni comma, la decisione 6. Presentazione molto semplice e stringata, se ci sono dei consiglieri che hanno bisogno di informazioni a riguardo, sono a disposizione io come la dottoressa Cavani. Prego. Consigliere Cavani. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Per quello che riguarda questo punto all'ordine del giorno, premesso che, come ho detto al precedente Consiglio Comunale del 27 marzo, dove abbiamo discusso il piano per la prevenzione della corruzione, personalmente credo poco alla incorruttibilità pronunciata per legge, e anche in questo caso si tratta di dare adempimento a una legge statale, precisamente integrando il nostro piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2013-2015 con il piano triennale per la trasparenza e l'integrità, provvedendo contestualmente ad adeguare quest'ultimo alle norme del decreto normativo 33 del 2013. Preso atto dell'elaborato allegato alla delibera, sul quale nulla c'è da osservare, e ribadendo ancora una volta il difetto genetico dell'impianto legislativo che vuole pretendere di cristallizzare le fattispecie corruttive, non accorgendosi che la corruzione si evolve alla velocità della tecnologia ed è pertanto abuso della realtà fare un piano addirittura triennale di prevenzione che dovrà essere aggiornato a ogni che è sospinto, e infatti dopo due mesi siamo già qui ad aggiornarlo, e altri esempi come l'agenda dell'Italia digitale e il codice dell'Italia digitale la dicono lunga su questo punto. E non vado oltre. Quanto al voto, il voto di questo gruppo consigliare sarà un voto favorevole. Grazie per l'intervento, prego. È facile parlare dopo Paolo Grandi perché è bravo, preciso, puntuale. Mi viene da aggiungere solo una cosa. Mi sembra che stiamo insegnando, gli onesti sono onesti per natura, quindi non c'è bisogno di insegnargli l'anticorruzione, l'anti niente, però mi sembra che stiamo insegnando ai disonesti in modo di non farci scoprire. Questo è il mio crucio. Comunque, detto questo, anche il mio voto sarà favorevole, però stando al seguito di anche quello che ha detto Paolo Grandi, che condivido pienamente. Grazie. Grazie per il commento. Altri, prego, la consigliera. Più ottimista rispetto a quello che ha detto il consigliere Grandi e Maresti, perché partiamo dal presupposto che adeguarsi in maniera integrale alle disposizioni indicate dal decreto legislativo del 14 marzo numero 33 credo che sia importante, in quanto è un'amministrazione che va in questa direzione, credo che possa essere sempre più percepita come rappresentativa, perché intanto sottolineare c'è questo aspetto. Questa norma istituisce una nuova forma di accesso, cioè questo è un diritto di accesso civico e non più un diritto di accesso di atti, che mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione, promuovendo il principio di legalità e prevenzione alla corruzione. Quindi noi vogliamo dare credito a quanto ci viene impartito e il nostro voto comunque è favorevole assieme a noi. Grazie per l'intervento. Altri? Prego, Alessandro Romenza. No, velocemente anch'io, sì. Anch'io credo che è vero che per legge non si fa l'anticorruzione in generale, però è vero che in generale, e qui sono d'accordo con il consigliere Maccherini, questo provvedimento cambia un po' il sistema, nel senso che mentre un tempo bisognava avere un interesse specifico per la visione degli atti, il sistema è ribaltato. Questo chiaramente produce una montata di lavoro molto importante per i nostri uffici e spesso ci mette anche difficoltà perché è sempre un lavoro in più da fare, per non parlare di tutta la pubblica, sotto l'aspetto della trasparenza, ad esempio dell'informazione,
grazie, buonasera. Questa delibera consta della nuova convenzione del Comune di Castel Borghese come tutti gli enti locali della Regione, con la Regione appunto per il funzionamento e crescita e lo sviluppo della community network dell'Emilia Romagna. La community network dell'Emilia Romagna sostanzialmente è l'insieme di tutti gli enti locali emiliano romagnoli per, diciamo così, la gestione unitaria di servizi di government. È una prima convenzione fu stipulata nel 2008, chiedo anche conforto all'assessore Martini, che all'epoca era assessore di una convenzione, se non sbaglio, era l'assessore di Bologna, una convenzione triennale che poi è stata prorogata e di altri 2 anni rinnovata e che appunto scade, scaduta il 23 di giugno. E ora abbiamo, diciamo così, assicurato una nuova convenzione con un respiro più ampio sia in termini temporali ma anche organizzativi, direi. E infatti tra gli elementi più significativi di questa nuova convenzione c'è tutto un po' quello che è il chiarimento anche dei rapporti con l'Emilia S.p.A. L'Emilia, come sapete, è la società per azioni della regione, con la partecipazione di tutti gli enti locali ma anche delle aziende sanitarie locali, dell'università, che diciamo diventa formalmente anche il braccio operativo della community network, il braccio diciamo tecnico. Diciamo che la community network avrà più una funzione di rappresentanza di tutte le forze, in questo caso gli enti locali che fanno parte, e l'Emilia sarà appunto, come dicevo, il braccio operativo e l'organismo più tecnico. Quindi si fa anche un po' di chiarezza con questa nuova convenzione, almeno questo è l'auspicio, perché fino ad oggi c'era un po' di confusione anche sui ruoli dell'una e dell'altra situazione. E fondamentalmente, perché questa convenzione? Per, diciamo, tracciare, continuare a tracciare il percorso fin qui avviato, di fare un po' il sistema e quindi di coinvolgere tutti gli enti della Regione Emilia Romagna secondo una certa uniformità, secondo le linee dettate dal Comitato Permanente, che è, diciamo, una funzione di politica e l'indirizzo che poi si traduce appunto in operatività, con la messa a sistema di determinate applicazioni, alcune anche di Castel Borghese abbiamo già in essere, altre si svilupperanno, penso ad esempio al prossimo ACNER sulla circolità anagrafica, che è uno strumento assolutamente importante per lo scambio di informazioni tra gli enti locali, appunto sistema di evoluzione del vecchio accerta dell'ANACNER, oppure anche Federa per tutto il sistema delle identificazioni e altre situazioni che troverete nei materiali allegati. Quindi, che dire, vedete, sicuramente si va una strada tracciata peraltro anche dalle leggi fino al codice dell'amministrazione digitale, ma anche dalla legge regionale stessa del 2004 della regione sulla società dell'informazione, che appunto prevede di fare il sistema, prevede diciamo così, di ragionare in un'ottica collettiva. Devo dire in chiusura che nella prima fase forse è stato un po' di stallo, ultimamente il lavoro, diciamo, di comunità e potenza ha dato più frutti dal punto di vista anche sul territorio di Castel Borghese. Ricordo che da poco sono stata posata la fibra ottica per le famose MAN, 10 punti quindi del territorio comunale di Castel Borghese sono collegati in fibra ottica con la linea ad alta velocità. E questo è sicuramente uno degli esempi di diciamo, funzionalità e di interesse. Ricordo anche che sul territorio di Castel Borghese è stato reso possibile fare collegamenti per Caprare anche in fibra ottica i territori di Sigella e Caprara Valsegna Rovereto. Quindi, insomma, questa è un po' la strada da intraprendere anche in ottica di noi, per fare il sistema chiaramente la regione, soprattutto visto è un po' il travaglio anche che stanno vivendo le province, sarà il punto di riferimento, come giusto che sia, anche per portare le funzioni legate alla legge all'interregionale. La convenzione finalmente va a permettere un po' ad armonizzare proprio e a integrare diversi attori con ruoli a volte non chiarissimi, come diceva l'assessore Morini, e soprattutto, diciamo, un po' giuridicamente e strutturalmente diversificati, e quindi di per sé preannuncio il voto favorevole del nostro gruppo. L'unico elemento, secondo me, su cui c'è un po' da lavorare, e lo dico anche per alcune esperienze dirette professionali, comunque gli enti privati che hanno a che fare con alcuni di questi enti
all'interno della community, penso al fare sulla storia dell'archiviazione digitale, diciamo, che c'è un po' da oliare la macchina della comunicazione. Ok, li abbiamo messo dentro, tutti hanno una convenzione, quindi tutti hanno un ruolo all'interno di determinati servizi. Secondo me c'è un po' di problema di comunicazione, probabilmente formale e strutturale, tra i diversi utenti. Quindi cioè non basta una convenzione che vada ad armonizzare, a far sì che comunque ci sia una buona comunicazione e che si sfrutti questa messa in rete di enti nati in momenti diversi con obiettivi diversi. Per cui probabilmente la regione su questo, oltre alla convenzione, deve fare un'opera di far generare un po' meglio, un po' in modo più efficiente, i flussi informativi tra le strutture, ecco. Perché andiamo a creare delle strutture tecnologiche di alta efficienza, quindi lungimirante di idea e servizi tecnologici, ma poi è un po' come i fondi, no? Facciamo dei grandi stanziamenti, dei capitoli dei fondi, poi scopriamo che non vengono fatti i progetti, vengono mal usati o poco usati i fondi. Scusate il paragone, ma rispetto. Quindi su questo, secondo me, la regione deve lavorare, proprio per sfruttare al massimo quella che è la tecnologia di elevata qualità che viene messa a disposizione sotto varie forme, come diceva giustamente l'assessore, da questo tipo di rete di servizi. Quindi il nostro punto, ripeto, è assolutamente favorevole. Grazie all'intervento. Altri? Bruno Marezzo. Per annunciare il voto favorevole e lamentare un pochettino, siccome si parla di Emilia Romagna, c'è bisogno di tutto quell'inglese. Come sarebbe più bello se fosse scritto in italiano? Comunque il voto non cambia, sarà favorevole. Grazie. Grazie per l'intervento, altri, prego. Consigliere Marini. Da 5 anni fa il Consiglio Comunale di Città del Bolognese aveva individuato nella partecipazione alla Community Network dell'Emilia Romagna una scelta strategica per rimanere legati e partecipare al processo di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni, che significa digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, tutto quello che viene riassunto in una parola in inglese di ICAP. È stata una scelta strategica, condivisa già allora dal Consiglio Comunale, quindi siamo felici che questa condivisione permane e persiste. Siamo andati però con i piedi di piombo, come